Professor Lauro, quali sono i punti salienti dell'accordo di programma per la lotta al diabete siglato oggi con la Regione Basilicata? È un accordo che è in via di definizione. Noi abbiamo raggiunto un accordo per dare consistenza a questa iniziativa e quindi di formalizzarlo. La proposta che è stata stilata verrà sottoposta poi agli organi collegiali dell'università per quanto riguarda Tor Vergata e verrà poi viceversa valutata nel Consiglio regionale. Io sono abbastanza fiduciosa sul buon esito di questa iniziativa perché il concetto che noi vogliamo applicare è quello di prevenzione della malattia diabetica, prevenzione che vuol dire ridurre le sofferenze delle persone, perché con la prevenzione si può postergare o addirittura prevenire l'insorgenza della malattia e prevenire le complicanze, che sono l'onere più pesante dal punto di vista economico per i governi, e quindi migliorare e rendere disponibili quindi delle risorse economiche che possono migliorare la gestione della sanità, oltre che, cosa importantissima, migliorare la qualità della vita delle persone. È stata scelta la Basilicata perché abbiamo trovato una corrispondenza di idee con l'assessore alla salute e abbiamo individuato questa regione perché ha delle dimensioni che rendono possibile studi epidemiologici e si rende possibile l'applicazione di nuove metodologie informatiche per la valutazione dei dati che si raccolgono e poi perché se ci sarà da fare, come probabilmente ci sarà, qualche investimento anche di non rilevante dimensione, in questa regione c'è il vantaggio che non è passiva ma è una regione virtuosa. Ed è una regione virtuosa del sud, cosa che fa particolare piacere.